Presentata presso un noto centro commerciale, la seconda edizione del Sicilia Festival. Dopo il grande successo dello scorso anno, gli organizzatori in questa nuova edizione non si sono fatti mancare nulla, a partire dalla testimonial ufficiale Nicola Legrottaglie e soprattutto, ancora una volta, un casting dove si prevede una partecipazione massiccia. Due le categorie, junior e senior, che daranno modo a tutti di tentare la scalata al successo. Tra talent show e scuole di musica, Sicilia Festival ha trovato una collocazione rilevante anche perché, nel corso della serata finale, presentata da Salvo La Rosa, i giovani artisti e non canteranno dal vivo con un'orchestra completa. Ancora una volta, l'amore per la musica, la voglia matta di mettersi in gioco ed in mostra, saranno la spinta giusta per tirare fuori il meglio da tanti sconosciuti talenti che si cimenteranno nel corso degli ultimi due weekend di settembre, nella speranza che questa vetrina possa diventare il trampolino di lancio verso il successo. Non è solo per la Sicilia, perché abbiamo anche contatti con Napoli, Puglia, che vengono a fare delle selezioni al Sicilia Festival. Non vuol dire Sicilia Festival soltanto i siciliani, certo, ma bensì tutto il territorio nazionale. Per le selezioni saranno fatte il 22, il 23, 29 e 30 al centro Sicilia. E poi ci sarà chiaramente questa giornata finale, questa serata finale presentata da Salvo La Rosa, dove si conoscerà il nome del vincitore o della vincitrice, a cui insomma si darà modo anche di una straordinaria visibilità, indubbiamente. Certo, poi ci sono due categorie, sia junior che senior. Poi abbiamo in finale, il 26, come detto tu, il 26 gennaio, al Teatro ABC di Catania, con Salvo La Rosa, presentatore. Seconda edizione del Sicilia Festival, Salvo La Rosa ancora una volta sul palco per presentare questo evento che vedrà la possibilità a molti artisti catanesi e non solo siciliani in genere, insomma, di una possibile visibilità che possa far nascere chissà un nuovo artista di punta della musica leggera. Io me lo auguro e per questo molto volentieri, anche per il secondo anno, presenterò la finale, la serata finale di questo festival, quindi a gennaio. Intanto adesso partiranno le selezioni, è una manifestazione molto seria, quindi i ragazzi e le ragazze che parteciperanno avranno comunque la possibilità di mettersi in gioco, di misurarsi con colleghi bravi e talentuosi, e quindi poi arriveranno ad una finale che li metterà ulteriormente in evidenza, per cui sono molto contento di partecipare. Quando c'è la possibilità, insomma, di aiutare i ragazzi, è sempre il caso di dare la propria disponibilità, per cui mi auguro, certo, che anche da questa seconda edizione vengano fuori dei talenti che ci sono, ma che hanno appunto il bisogno di una passerella. Tu chiaramente supervisionerai il tutto e so che insomma questo compito è un cattivo compito, no? Questo compito così importante, per me non dovrebbe essere difficile. Come tu sai, insomma, ci sto poco, insomma, a capire. La tua esperienza ti porta già subito a valutare il talento e magari qualcuno che ha delle buone capacità. Sì, come l'anno scorso, per esempio, un allieva della maestra Angela Maniglia, che in questo momento si trova in Russia in tournée, mi sembra che dico giusto, qui in Kazakistan. Ecco, questa è una delle grandi promesse che viene fuori dal Sicilia Festival e anche da altre.